Oggi siamo con Fabrizio Soru, CEO e founder di Datlas. Qual è il bilancio dopo 4 anni dalla fondazione di Datlas e quali evoluzioni ci aspettano per il futuro? Beh, innanzitutto grazie per la domanda perché sono stati 4 anni intensi, anche se estremamente piacevoli, piacevoli perché certamente carichi di soddisfazioni. Ciò che ha premiato Datlas credo che sia stato l'approccio ibrido, quindi saper comprendere i processi dei nostri clienti, saperli ovviamente efficientare ed esternalizzare, ma dall'altra saper comprendere anche qual è il contributo che la tecnologia può dare in questo momento. E nel declinare questi due elementi in un offering tipicamente ibrida, il proporsi secondo una logica pay per use. Il cliente ci chiede la massima competenza possibile e chiede ad Atlas di in qualche modo rappresentare la miglior declinazione di processo e la migliore efficienza di processo anche in un'ottica di automazione sfruttando le proprie componenti, o meglio le componenti dell'outsource. Questo fa sì che Atlas con un approccio pay per use possa soddisfare pienamente le esigenze di accelerazione di processo, maggiore efficienza di processo, maggiore aderenza alle nuove logiche di business che il mercato impone e fa sì che Datlas in qualche modo si ponga come un player in grado di supportare le compagnie dal mondo underwriting, al claims, a quello della compliance, passando per tanti rivoli di quelli che sono i processi dei nostri clienti, dalla gestione di quelle che sono tutte le comunicazioni con la clientela, alla contabilità tecnica, a tanto altro ancora. Questo tipo di visione ci ha accompagnato fin dal primo minuto e indubbiamente la crescita che ci ha contraddistinto ne è un po' una testimonianza. Così come credo che sia una testimonianza l'ingresso recente nell'azionariato di Datlas del fondo Kima, e partecipazione che ovviamente consentirà ad Atlas di disporre di ulteriori strumenti con cui tornare dai nostri clienti per proporre ancora maggior automazione o ancora maggior visione in termini di capacità di trasformazione di questi stessi processi. Come si posiziona Datlas all'interno del mercato dei financial services e quali sono i suoi elementi di innovazione? Come dicevo poco fa, gli elementi distintivi sono due. Uno, la capacità di integrare un BPO tradizionale con delle componenti di automazione sempre più puntuali e sempre più legate ai processi dei clienti. Dall'altro, la tecnologia stessa. Datlas ha come asset primario la propria piattaforma DOM, un ecosistema che è stato pensato per avere in un unico ambiente processi di validazione complessi e eterogenei tra di loro. La dico in maniera diversa. Quanto è fondamentale oggi poter avere un unico ambiente che ci permetta di avere viste diverse ma sulla stessa gamma dati, che va dal mondo underwriting al mondo compliance, proprio perché entrambi i contesti insistono sulla stessa dimensione di informazioni. Stiamo lavorando lì, stiamo cercando di interloquire con le compagnie proprio per riuscire a rappresentare un contesto estremamente rapido in termini evolutivi, con esigenze di verticalizzazione anche molto profonde, i processi di controllo sono sempre più complessi, la compliance richiede sempre maggior complessità, ma affrontare il tema con verticali specifici, con silos molto strutturati e indipendenti tra di loro, purtroppo non è efficace. DOM e la piattaforma cerca di superare questo scoglio, proponendo una visione condivisa, un unico ecosistema su cui lavorare in termini di verticalizzazioni rapide e estremamente mutevoli. Questo è il nostro asset primario.